Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Lo SPRAR Montesilvano si farà. L'amministrazione montesilvanese è tra le prime in Italia ad accedere al finanziamento governativo per l'apertura dei centri di accoglienza destinati a soppiantare quelli aperti in via straordinaria. Alfredo Primante. Prenderà il via ufficialmente il 1° agosto, al massimo entro settembre, il progetto SPRAR a Montesilvano, che prevede l'accoglienza di 161 migranti in 10 strutture sparse sul territorio comunale. Montesilvano è tra i primi comuni italiani che hanno fatto richiesta, ammessi al finanziamento del Ministero dell'Interno per circa 2 milioni e mezzo di euro. Con l'avvio del progetto SPRAR si pone fine ai CAS, i centri di accoglienza in regime straordinario. Dunque verranno chiuse le strutture alberghiere sul lungomare, che attualmente ospitano circa 200 migranti e che in passato sono arrivati ad ospitarne 350. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello, da un lato, di offrire accoglienza qualificata con numeri certi rispetto alla presenza di profughi, dall'altro di stoppare il business dell'accoglienza. Su quest'ultimo punto il sindaco Maragno ha usato parole forti, scagliandosi contro chi agita le proteste parlando alla pancia di cittadini spaventati. Ma soprattutto andiamo a sconfiggere il business dell'accoglienza, fiutato anche da qualcuno che in questi giorni, in queste ore, in cute terrore, istiga i cittadini alla protesta e che in prima persona si era dato da fare per trovare altri immobili da destinare ad ulteriori centri di accoglienza sul territorio, andando probabilmente con la precisa finalità a voler far proliferare la presenza dei profughi sul territorio. Noi diciamo stop a questo, diciamo sì ad un'accoglienza qualificata, perché siamo tenuti dal governo, in virtù dei nuovi accordi fatti con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ad accogliere, però diciamo noi chi accogliere, quando accogliere e soprattutto dove collocarli e come gestirli. Nella struttura ex Artigian Luce, al centro di numerose proteste dei residenti, saranno sistemati circa 38 migranti, meno del previsto, dice l'amministrazione comunale, perché si sta lavorando anche all'acquisizione di altri immobili con i bandi ancora aperti. Nessun profugo poi nel centro Trisi, rassicura Maragno, la struttura continuerà ad essere ad uso sportivo. Vogliamo evitare i ghetti come in via Ariosto, ha continuato il sindaco, che ha ricordato come chi verrà ospitato a Montesilvano grazie al progetto SPRAR dovrà frequentare obbligatoriamente la scuola se in età scolare oppure prestare lavori socialmente utili. Polverizzare la presenza dei profughi sul territorio in modo tale da garantire a loro l'integrazione, da garantire ai cittadini la sicurezza, ai cittadini di riapproparsi dei propri spazi e del proprio territorio da vivere in assoluta tranquillità, ma soprattutto utilizzando gli stessi profughi per un piccolo contributo da dare a favore dei soggetti ospitali attraverso dei lavori gratuiti. E ora con il prossimo servizio ci spostiamo a Chieti, dove il WWF, le associazioni e le organizzazioni di categoria hanno presentato le iniziative che si stanno adottando per scongiurare l'insediamento di Megalò 2. Paolo. Un ricorso ad opponendum per Megalò 2, WWF è contrario a questo nuovo sito commerciale. Oggi spiegate in conferenza stampa le ragioni di questo no. Un no, perché finora si è rischiato tanto in quanto lì già esiste Megalò 1 e Megalò 1 è stata sfiorata quasi la tragedia nel 2013, nel dicembre 2013, quando c'è stata l'alluvione, perché l'acqua ha lambito quell'argine che non era stato completato e l'inaugurazione di Megalò 1 è stata fatta nel 2005, oggi siamo nel 2017 e ancora l'argine in quelle condizioni. Vorrei sapere se le persone che si recano lì in Megalò 1 a fare gli acquisti siano consapevoli, siano state informate di questo rischio. Noi non vediamo proprio la necessità di un ulteriore centro commerciale, e questa vorrei sensibilizzare, visto che ne ho la possibilità, tutta la vallata sotto questo profilo, perché il Megalò non ha svuotato solo il centro storico di Chieti, ma ha svuotato tutti i paesi limitrofi. Il Megalò non è pericoloso solo per Chieti, ma è pericoloso per tutta la vallata. Credo che l'opposizione sia assolutamente doverosa e continueremo a fianco al WWF questa battaglia contro questa opposizione, che tra l'altro è un'opposizione al comitato Via.
che secondo noi non è stata fatta neanche con i canoni giusti. Ed ora a Teramo i vertici della Ruzzo Reti replicano ai dubbi allarmistici lanciati dal direttore dei laboratori di fisica del Gran Sasso sulla mappatura della rete idrica sotto al traforo. L'acquedotto teramano sostiene infatti di essere in possesso delle esatte planimetrie dei laboratori rilasciate dall'ANAS che ne ha eseguito i lavori. Tania Bonnici Castelli. I vertici della Ruzzo Reti, presidente Antonio Forlini e i componenti del CDA Alessia Cognetti e Alfredo Grotta non ci stanno a questo continuo disorientare la popolazione teramana sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso e replicano alle affermazioni dubbiose rilasciate dal direttore dei laboratori di fisica nucleare Stefano Ragazzi e ai pochi sindaci che hanno accettato di visitare il centro di ricerca. In buona sostanza il direttore Ragazzi ha riaffermato ai primi cittadini della provincia di Teramo che dormirebbe più tranquillo se l'acqua fosse captata altrove e che non esisterebbe una mappa dettagliata della rete idrica che tocca i laboratori e che permetterebbe una messa in sicurezza più adeguata. Un parlare questo, secondo la Ruzzo Reti, è a sproposito, visto che l'acquedotto possiede invece tutte le planimetrie dei laboratori consegnate dall'ANAS che ne ha eseguito i lavori. Mancano invece quelle della successiva messa in sicurezza da parte del commissario Balducci, ma che, sostiene il presidente Forlini, non possono che essere migliorative. Inoltre, dal 1 maggio i 90 litri al secondo che provengono dai laboratori sono stati messi a scarico e non finiscono nell'acquedotto. E allora a che punto siamo? Si chiederanno i cittadini. L'acqua del Gran Sasso è sicuramente ottima, ma è comunque auspicabile rimappare le captazioni e soprattutto pretendere che la Regione Abruzzo venga informata e autorizzi ogni piccola modifica effettuata dai laboratori e dalla strada dei parchi che interessa il traforo e di conseguenza la rete idrica. Inizia domani la mobilitazione della CGIL abruzzese e di Pescara contro la reintroduzione dei voucher varata dal governo e che dovrà essere votata in Parlamento. Sono stati traditi, dicono, i 3 milioni di italiani che hanno firmato per il referendum, dicono i sindacalisti che si preparano alla manifestazione del 17 di giugno a Roma. I nuovi voucher calpestano l'articolo 75 della Costituzione e la decisione del governo di abolirli per evitare il referendum a fine maggio per poi reintrodurli subito dopo scippa i cittadini del diritto al voto. La CGIL dunque si prepara alla mobilitazione con una manifestazione di piazza a Roma in programma il prossimo 17 di giugno a cui parteciperà anche una folta delegazione dall'Abruzzo. La situazione sui voucher è peggiorata secondo i sindacalisti che si rifanno al proprio testo della Carta Universale dei Diritti del Lavoro che contiene le proposte alternative agli strumenti di flessibilità del lavoro. Per le famiglie intanto è stato introdotto il libretto famiglia, per le aziende il nuovo contratto di prestazione occasionale. Vengono confermati i tetti annuali ai compensi 5.000 euro e non più di 2.500 dallo stesso datore di lavoro. Secco il no della CGIL a queste proposte che dicono continuano nel solco della precarizzazione del mondo del lavoro. In Abruzzo si parte da venerdì con una manifestazione al Ponte del Mare, ma poi ci sarà la grande manifestazione di Roma il 17 a cui parteciperà anche la Regione Abruzzo. Noi pensiamo che in questo percorso legislativo ci sia margine anche per qualche correzione, nel senso che l'emendamento è già stato approvato in un ramo del Parlamento, però il 23 dovrebbe passare in Senato, quindi la nostra manifestazione del 17 si colloca in un percorso che speriamo possa far cambiare quello che è avvenuto, perché in caso contrario noi andremo alla Consulta. Abbiamo costruito anche un appello al Presidente della Repubblica e noi chiediamo anche ai cittadini della nostra provincia, che nella provincia di Pescara noi abbiamo raccolto 4.441 firme che sono state certificate e sono valide, quindi questi cittadini della nostra provincia facessero sentire anche la loro voce, perché è importante poter votare e quando viene sottratto la possibilità di esprimersi con un voto è veramente una minaccia a quella che è la Costituzione del nostro Paese. Quindi il nostro è un appello che speriamo venga raccolto. E ora cambiamo pagina, i quarti aquilani per lo sviluppo della città. La lista di Rivoluzione Cristiana per Biondi Sindaco illustra il progetto di rinascita per l'Aquila.
Il giorno delle votazioni si avvicina sempre di più, molti gli appuntamenti elettorali. Rivoluzione Cristiana, a sostegno del candidato sindaco Biondi, mette in campo il progetto Quarti ed il progetto Sviluppo, focalizzandosi soprattutto sul lavoro. Propongono, tra le altre cose, la moneta parallela sperimentato già in altre parti d'Italia. Noi, come lui, crediamo fortemente nell'identità della città, per cui vogliamo ripartire dai quarti che sono il simbolo della nostra storia e sono il punto dal cui è iniziata la storia aquilana. Quindi il nostro progetto è una valorizzazione dei quarti individuando per ognuno una vocazione. Quindi ci sarà il quarto dedicato alla cultura, il quarto dedicato all'ambiente, il quarto dedicato ad artisti, artigiani aquilani e il quarto dedicato alla scienza. È una sperimentazione che è stata fatta in molte parti d'Italia e praticamente consiste nel creare un circuito parallelo. La nostra idea è quella di creare un circuito parallelo attraverso dei benefici dati alle famiglie e ai commercianti che possono utilizzarle per scambiarsi monete in maniera virtuale. Questo che cosa comporta? Al di là delle specifiche tecniche, comporta che si mette in circolazione una ricchezza che però rimane sulla città dell'Aquila perché fuori non potrebbe essere spesa perché non avrebbe valore, non ci sarebbe interesse. In questo modo funziona un po' come i coupon dei supermercati, cioè tu vai al supermercato, ti danno il buono sconto che tu puoi riutilizzare sempre in quel supermercato, in questo caso sarebbe nel circuito aquilano e rimarrebbe a sostegno dell'economia aquilana perché per esempio le grandi catene di distribuzione non potrebbero utilizzarlo perché non possono riutilizzarlo all'esterno. Alessio Ciccone ha voluto spiegare l'importanza della ricostruzione delle case, dando però la priorità al lavoro. Non c'è ricostruzione che tenga se manca il lavoro, ha detto. La ricostruzione deve ripartire sì dalle case ma soprattutto dal lavoro, perché non ci sono case che tengano se non c'è la popolazione che in questa terra continua a lavorare e che in questa terra continua ancora a credere, ma anche attraverso la cultura che l'Aquila negli anni ha dimostrato di avere e anche attraverso l'orgoglio che tutti gli aquilani devono rivendicare con forza l'11 giugno. Nel prossimo servizio parliamo della inaugurazione del nuovo reparto di emodinamica all'ospedale clinicizzato di Chieti. Assessore Paolucci, inaugurazione questa mattina del nuovo reparto di emodinamica dell'ospedale clinicizzato di Chieti. Parliamo di un reparto all'avanguardia nel polo del cuore. Beh, assolutamente sì, abbiamo atteso 35 anni per avere un reparto autonomo di emodinamica con due sale attrezzate all'interno del polo tecnologicamente avanzato del cardiochirurgico di Chieti e la strumentazione messa a disposizione è di ultima generazione, il che vuol dire essere davvero molto precisi, intervenire con grande qualità, sia grazie ai professionisti, sia grazie evidentemente alla tecnologia e allo stesso tempo aumentare il numero delle procedure perché con due sale saremo in grado di garantire sia il programmato e sia la disponibilità sempre permanente per la cosiddetta procedura di emergenza. Credo che davvero si faccia un vero e proprio salto di qualità atteso da 35 anni. L'inaugurazione di oggi è un punto di arrivo di un percorso che è iniziato tantissimi anni fa. Iniziato al San Camillo negli anni 90 e terminato qui oggi con varie tappe, diciamo così, fino ad arrivare ad acquisire queste due apparecchiature angiografiche di ultima generazione che ci permetteranno di trattare e gestire al meglio le patologie cardiache in modo invasivo, cioè attraverso una piccola anestesia locale dal polso generalmente e di fare un po' quello che il chirurgo fa in sala operatoria, dilatare le coronarie in via percutanea e addirittura quello che noi ci proponiamo di fare a breve, tra qualche mese, cominciare ad impiantare la valvola aortica attraverso sempre un accesso vascolare e non con la chirurgia tradizionale. Grazie all'intervento della ditta esecutrice dei lavori è stata sventata l'azione di protesta dei commercianti di Corso San Giorgio a Teramo. Il restringimento del cantiere è però solo una soluzione temporanea.
Erano pronti a cancellare il cantiere che da tanti mesi sta occupando Corso San Giorgio, soffocando le loro attività. Ma l'azione dei commercianti teramani è stata in qualche modo sventata per l'intervento della ditta che sta svolgendo l'opera di riqualificazione e che, una volta saputo quanto fossero agguerriti e dopo un acceso confronto tra le parti, ha pensato bene di accorciare e restringere l'area su cui si stanno svolgendo i lavori. In qualche modo i commercianti sono stati accontentati nella richiesta di vedere ridotte le dimensioni del cantiere in lunghezza e in larghezza, in maniera da agevolare il passaggio dei pedoni. Così le transenne non sono state abbattute dagli esercenti del corso, ma più semplicemente spostate dagli operai della ditta. Una soluzione certamente solo temporanea e che non risolve il problema. Ecco perché i commercianti continuano a farsi sentire affinché il corso venga restituito alla città nella sua interezza e i lavori terminino dopo mesi di snervante attesa. Pare che riusciamo ad ottenere piccole cose e da oggi in avanti vediamo se ci rispettano un pochettino di più. Era nostra intenzione creare un grosso casino questa sera, in quanto siamo veramente stufi di questa situazione. Però cerchiamo di rimanere buoni fin quando ci riusciamo. Siamo arrivati veramente alla frutta, non ne possiamo più. Io credo che questo sia un problema non solo di noi commercianti, ma di tutta la città di Teramo. Quindi mi piacerebbe un appoggio da parte proprio di tutta la città. Tutta la città, bravo. Tutta la città e tutti i nostri colleghi commercianti, che ne sono sempre pochi, si parla tanto ma ne sono sempre pochi. E adesso dico: Maurizio, aiutaci, perché siamo arrivati alla fine. Cioè, con tutti i problemi che abbiamo nelle attività, queste piccole cose, che se si vogliono si fanno, le dobbiamo risolvere noi commercianti, perché l'amministrazione non pensa a niente qua, a niente. Infatti è stato tolto, secondo me, il cuore della città. Non essendo più agibile il corso, le persone non hanno più neanche un punto di ritrovo, quindi non solo c'è un danno economico, ma anche un danno morale della città. E questo è gravissimo. Dal 9 all'11 giugno scatterà la 21esima edizione della vetrina del parco a Montorio al Vomano, una 3 giorni di cultura, arte ed enogastronomia abruzzese inaugurata dal commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Un nuovo inizio è a Montorio, si alza il sipario sulla 21esima vetrina del parco. Dal 9 all'11 giugno, edizione straordinaria come simbolo di un territorio determinato a ripartire dalle sue eccellenze. L'inaugurazione con il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. È un nuovo inizio per Montorio questo, allora? È un nuovo inizio, purtroppo lo scorso anno non siamo riusciti proprio a farla. L'avevamo fatto ad agosto, il terremoto di Amatrice, l'avevamo spostata a ottobre, abbiamo avuto l'altro terremoto e quindi c'è stata l'inclemenza proprio del terremoto nei confronti del parco, e quest'anno abbiamo voluto sfatare subito il fato per rilanciare il nostro paese, per rinvigorirlo, per ridargli quella voglia di tornare ad essere quello che è stato una volta il paese di Montorio. La vetrina del parco torna a promuovere e a valorizzare cultura, arte, natura ed enogastronomia dell'intera area protetta, con mostre, artigianato, convegni, attività per ragazzi, spettacoli ed eventi musicali. Insomma, l'Abruzzo è a Montorio. Ci sarà un momento clou, ci sarà la presentazione delle guide di Repubblica. Sì, quest'anno l'abbiamo voluto all'interno di questa manifestazione di Montorio, la vetrina del parco, proprio per portare un'attenzione particolare ai riflettori di Repubblica su Montorio, sulle aree interne, su questo territorio che tanto ha sofferto nel mese di gennaio. Noi dobbiamo investire molto anche in promozione per fare in modo che l'agricoltura dell'entroterra, l'agricoltura eroica che si sviluppa sulle nostre montagne, possa essere attenzionata, promossa e comunicata. È chiaro che quella della vetrina del parco è una manifestazione estremamente importante, centrale, dove si svolgerà una serie di eventi. Quest'anno sia il parterre di eventi che il parterre des rois riferito ai personaggi politici è particolarmente nutrito, questo perché l'anno scorso non è stato possibile realizzare la manifestazione, quest'anno invece partiamo con uno slancio rinnovato. Nelle 3 giornate saranno presenti con propri stand gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno operato a Montorio nell'entroterra durante il terremoto e l'emergenza neve nel gennaio scorso, per ripercorrere una storia di uomini e di montagna. Neanche un euro per il trofeo Matteotti di ciclismo da parte del comune di Pescara. Polemico il centrodestra che chiede una variazione di bilancio.
Il 16 luglio ci sarà il trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara. Marcello Antonelli, voi avete lanciato proprio nelle ultime ore però un grido d'allarme perché il comune di Pescara non ha messo alcun fondo a bilancio per questa manifestazione ciclistica. Quest'anno ci ritroviamo nelle stesse condizioni, nonostante noi già in sede di bilancio di previsione avessimo presentato degli emendamenti proprio per far finanziare il contributo al trofeo Matteotti. Furono bocciati questi emendamenti, l'amministrazione non ha stanziato neanche un euro, si fa in tempo a fare una riduzione di bilancio e a garantire agli organizzatori una maggiore tranquillità. Noi non vorremmo assolutamente che questo evento sportivo cessasse di esistere per colpa di un'amministrazione che finanzia feste e festicciole e non si preoccupa invece di salvare quelli che sono gli eventi migliori della tradizione sportiva e culturale pescarese. Voi avete anche chiesto che si possa attingere dalla tassa di soggiorno, dai fondi che il Comune ha in entrata per quanto riguarda la tassa di soggiorno. Certo, è un'idea ovviamente, non è l'unica soluzione possibile, ci pare molto coerente l'utilizzo di quella tassa di soggiorno con manifestazioni che hanno ovviamente anche l'obiettivo di promuovere il nostro territorio e di rappresentare un incentivo perché i turisti continuino a venire a Pescara. Insomma, il trofeo Matteotti da questo punto di vista ha svolto sempre egregiamente questa funzione, ma se l'amministrazione ha altri fondi a disposizione può tranquillamente procedere, la nostra era solo una proposta. E con questo servizio abbiamo di fatto aperto la pagina dello sport. Calcio a 5, la Luparense si aggiudica anche gara 2 della Serie Scudetto ai danni del Pescara. Ieri sera al Palasind di Bassano è finita 5-2 per i veneti che ora sono ad una vittoria dal tricolore. Domani sera i biancazzurri di Colini sono chiamati a vincere per tenere accesa la serie, ma sembra una impresa disperata. La strada per lo scudetto a questo punto è più impervia che mai. Il Pescara a calcio a 5 cade sul campo della Luparense, 5-2 il finale, e va sotto 2-0 nella serie. I veneti domani sera avranno in casa il primo match point per aggiudicarsi il tricolore, mentre i biancazzurri dovranno vincere per riportare la serie in Abruzzo. Ma sembra già un'impresa disperata per la squadra di Colini, che ieri sera ci ha provato, è stato in vantaggio nella prima parte di gara, ma ha pagato le risicatissime rotazioni e una carenza di energie nervose rimaste a quel finale con rissa di gara 1. Quanto accaduto in quel frangente e tutto quanto ne è conseguito nei giorni successivi, con la paventata ipotesi di non giocare, sospensione degli allenamenti, maxi squalifica dirigenti e giocatori, era ancora nella testa dei biancazzurri. Così l'epilogo della partita non poteva che essere questo. Con Colini squalificato, il vice Marzio Forte si è ritrovato ancora senza Leggero e Salas in panchina per onor di firma, e allora le squalifiche di Caputo, Borruto e Canal sono pesate ancora di più, e dire che dopo neanche due minuti Matirosa aveva sbloccato il risultato. Un vantaggio che il Pescara ha mantenuto per metà frazione, la Luparense priva di Tobe e Bertoni e con Foglia preferito a Brandi nel quintetto iniziale ha trovato il pareggio al tredicesimo proprio con Brandi, lesto nel tap-in dopo una respinta di Capozzo, e dopo un minuto e mezzo ha capovolto il risultato con la girata rapinosa sotto misura di Mancuso dopo tiro cross di Ramon. All'intervallo 2-1 Luparense. Nel secondo tempo il Pescara prova a fare di più, ma sono i padroni di casa ad allungare con il sinistro di prima intenzione di Coco al sesto. Il Pescara non riesce a riaprirla e nel finale, schierando Tenderini, portiere di movimento, il punteggio si dilata. L'estremo Miarelli segna da rinvio, Duarte timbra la rete del 4-2 e poi Mancuso fa doppietta appena prima della sirena. Gara 2 agli archivi, ora per gara 3 serve un miracolo che il Pescara purtroppo non sembra mentalmente pronto a fare. Per il calcio, Lega Pro ormai ufficiale, il direttore sportivo del Teramo sarà Giorgio Repetto, l'ex DG del Pescara ha già iniziato a lavorare per la prossima stagione e il suo primo compito sarà quello di individuare l'allenatore. In pole position Antonino Asta e Ottavio Palladini. Jacopo Forcella. A Teramo inizia l'era di Giorgio Repetto, ormai manca solamente l'annuncio ufficiale, ma non ce ne sarà bisogno, visto che il nuovo direttore sportivo biancorosso sarà presentato quasi certamente alla stampa sabato mattina dal presidente Luciano Campitelli, che dunque romperà il lungo silenzio che l'ha accompagnato nella parte finale di questa stagione. D'altronde, l'ansia legata ai destini play-out della sua squadra lo avevano convinto a non esporsi per non prestare il fianco a ulteriori polemiche in un momento delicatissimo della stagione. Ma sotto traccia, specie a salvezza
acquisita, la dirigenza del Diavolo ha iniziato a pianificare quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo due annate decisamente in chiaroscuro. E allora sarà proprio Repetto a scegliere a chi affidare il nuovo progetto tecnico. I nomi sono quelli usciti nelle ultime ore, con Asta e Palladini, il primo però sembra avere un piccolissimo vantaggio, a contendersi la panchina del Teramo. Ma attenzione, perché potrebbe spuntare fuori, come accade spesso, un nome a sorpresa attraverso proprio la fitta rete di conoscenze e collaboratori che il Neo DS ha sviluppato negli anni. Un'eventualità in grado di sparigliare le carte, anche se l'ex allenatore di Lecce, Feralpi Salò, è da tempo sul taccuino del Diavolo e complice anche il carattere da allenatore e giocatore, sarebbe l'identikit ideale per la formazione biancorossa. Non è escluso che questo weekend, come è accaduto per la scelta di Repetto, possa portare clamorose novità anche per la panchina, nell'attesa di iniziare la politica di abbassamento del numero dei contratti. Una medicina doverosa per la società biancorossa, se vorrà ripartire con uno slancio differente in una stagione, quella che parte a luglio, nella quale sarà obbligatorio non sbagliare nulla, o quasi. 1000 giovani rugbisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al nono torneo giovanile di rugby a San Buceto, valevole per il quarto Memorial Lamberto Pompa. Ascoltiamo il presidente del San Buceto Rugby, Antonio Angelone. Presidente Angelone, diciamo la verità, qui sembra Twickenham. No, magari. Il piccolo, diciamo Twickenham per i bambini, quindi San Buceto per i bambini, questo è sempre stato il nostro obiettivo, quindi rimarrà e sarà sempre nona edizione dedicata ai più piccoli, prima settimana di giugno, quindi con tanta voglia di fare sempre meglio. L'anno prossimo è il decennale, quindi faremo cose ancora migliori. Quasi sembra di essere, non so, altrove, anche in luoghi dove fare sport è facile. Qui voi invece dovete superare grandi difficoltà ogni volta. Lo fate col sorriso, lo fate con la prospettiva e lo fate perché il rugby vi dà proprio internamente una forza che non si trova dappertutto. Allora, il rugby è uno sport di nicchia, come dicevo a tanti questa mattina, è uno sport che però ha delle caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri sport, quindi non si finisce con la partita, si finisce successivamente con comunque nello stare insieme, si ha bisogno di stare insieme e fare in modo che i ragazzi possano stare insieme al di là di quello che è poi l'incontro del giorno. Noi partiamo dai piccoli perché abbiamo la forza di portare avanti, e lo vogliamo fare, i piccoli, under 6, under 8, under 10, under 12, la 14, la 16, la 18, poi quando si tratta della categoria più grande il discorso è un pochettino più complicato perché è un campionato molto più importante, però c'è da dire anche che noi facciamo la C, che è la cadetta, praticamente chi non può giocare in Serie A gioca da noi su questo campo. Abbiamo la femminile sabato e domenica andranno a giocare a Calvisano le finali di Coppa Italia, quindi tante ragazze che sono oggi qui su questo campo, stanotte partono col pullman e vanno a giocare a Brescia, quindi noi ci sentiamo un club completo con un bel collegamento col Gran Sasso e in generale io credo di dire un buon comportamento e collegamento con tutte le squadre aquilane. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime ve lo ricordo alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto. Thank you.